Ma noi, al di là del fatto che io sono sempre così anche quando vinco qualche campionato, perché Ma era una battuta questa. sì, no, ma io infatti gli rispondo, non è un problema, ci mancherebbe altro, ognuno le sue emozioni riesce a trasmetterle o a tenersele dentro come gli pare, ci mancherebbe altro. Stavellino è una squadra, come abbiamo sempre detto, tosta, che poteva diventare brava. Ancora secondo me possiamo ancora migliorare. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e un secondo tempo dove abbiamo per lunghi tratti lasciato un po' troppo il gioco agli altri, confidando molto probabilmente del fatto che ci sarà come unione di squadra, sarà molto stretti, molto corti, grandi occasioni, non gliele abbiamo lasciate. Però secondo tempo si poteva fare meglio, noi dobbiamo andare a cercare quello che non va bene, non quello che va bene. Noi siamo abituati così, noi le partite le rivediamo, quello che poi non ci piace ci lavoriamo. Abbiamo preparato questa partita in 1 giorno e mezzo, io devo fare i complimenti ai ragazzi perché l'hanno veramente interpretata bene. Quello che gli è stato chiesto l'hanno fatto alla grande. La velocità di Santaniello e Bernardotto, per cui sono stati scelti per giocare alle spalle dei loro centrali, l'hanno fatta alla grande, perciò bisogna essere contenti di tutti, perché entra Santaniello e Maniero fanno bene, entra Ferle e Bernardotto fanno bene, è un bel gruppo che si rispettano, si vogliono bene, mi è dispiaciuto non far entrare altri ragazzi perché se lo meritano tutti, però ci vuole anche pazienza. Come fai a Lo sapere? chiedo a lei. Ma io faccio l'allenatore, non faccio mica il mago, io posso solo dire che questi ragazzi, alcuni di loro, in 2 mesi e mezzo non vedono le famiglie, perciò penso che gli possa fare molto bene anche staccare un attimino. Poi quando torneremo inizieremo a lavorare, a preparare la prossima partita come siamo abituati a fare. Però secondo me è anche giusto ogni tanto, visto che veniamo da un periodo abbastanza importante, che i ragazzi abbiano anche la tranquillità di andare a casa a vivere un po' la famiglia, perché sennò qui si perde proprio il senso della realtà a volte, no? Tra Covid, non ci si può muovere, le famiglie non si possono. Non va bene. Tito sta facendo bene, è un ragazzo che ha un gran piede, è un ragazzo che poteva forse, se capiva un po' di cose, guadagnare molto di più, può giocare anche in altre categorie, perché la qualità che c'ha nel piede Tito è da categoria superiore. Deve avere un pochino più. Io gli rimprovero solo una cosa a Fabio, la cattiveria, la rabbia. Se lui ha queste doti, secondo me gioca di sopra e ci gioca fumandosi le sigarette. Il problema di Fabio è che è troppo buono e in certe categorie poi le paghi, in certe categorie fa fatica, però qualità, tanta qualità. Io non lo conoscevo onestamente, quando ci è stato prospettato il fatto di poterla avere, c'era Salvatore essendo di Castellammare il ragazzo, io ma che te frega, gli ho detto, se sa già a pallone prendiamolo, no? Ma no, che ce ne frega. E infatti poi, meno male, mi ha ascoltato il direttore, che lui aveva grande stima di questo ragazzo, però il dubbio, ma sai, poi diranno che l'ho voluto, che te frega, ma pensa a pigliarlo. Questa squadra poteva farlo tranquillamente, il problema. Se andiamo indietro non finiamo più di crearsi un sacco di cose che a me non piacciono nemmeno, mi hanno anche attaccato perché mi creavo gli alibi. Io non ho mai chiesto alibi a nessuno, mai io ho pensato di fare altri discorsi. Io ho sempre detto che questa squadra al completo, qui tutti si sono dimenticati le prime giornate. Noi le prime giornate le abbiamo vinte tutte. Se andiamo a rivedere le prime giornate fino alla Casertana, andate a rivedere quanti punti si aveva con una partita in meno e andatevi a rivedere partita che i punti che abbiamo dopo questa partita. Poi è chiaro che se per un mese non ti alleni, fai 5 contro 5 in 30 metri, la domenica giochi su 110 metri di lunghezza e 60 di larghezza con 12 persone fuori, è normale che un po' di problemi ci s'abbiano. E poi
ognuno la gestisce come vuole, no? Per carità di Dio, se no è sempre tutta una polemica, non ho più voglia di fare polemica con nessuno. Io dico che questa squadra è una squadra, come si è sempre detto, che quando stanno bene tutti è un'ottima squadra, è un'ottima squadra di Serie C, che poi si è arricchita con gli inserimenti di Giannis, si è arricchita con Baraje, anche se fa fatica, perché in questo momento fa fatica, Carriero, è una squadra leggermente diversa, è una squadra che ha preso coscienza anche dei suoi mezzi, che sono, penso, notevoli quando sono tutti.